In pieno silenzio elettorale? Possiamo vederlo? Certo. Siamo in silenzio elettorale, quindi non si può dire per chi votare, ma... Che ci hanno scritto? Che c'è scritto? No, niente, così, sicuramente qualche voto l'ha perso, molti hanno scritto o ortofrutta o cantalupo. Sì. Quindi, no. Perché il risultato da Meloni sarebbe stato di gran lunga più alto, purtroppo molte schede nulle. Comunque questo, lei vabbè. Festeggia, questa è una stories di Instagram che ha messo lei. Ecco. Sì, eccola. Vai. Zappa. Vai a boicottare i prodotti francesi, va. Questo non succede. Non va lontano così, questo lo dico. Compri lo champagne a Pomezia, questo. A litighi con i francesi. Comunque, la Meloni effettivamente esce vittoriosa da queste europee, giusto? Mancherebbe. Esce vittoriosa, è un pochettino la colpa. È tutta... De memory mici. De memory mici. È tutta De memory mici. Dai e dai. E in Olanda oggi, e in Olanda domani. E la Meloni qui, e la Meloni là. Comunque. Poi hai creato questo effetto simpatia, è così, dai. Diego, il vero vincitore secondo me è Memo. Che oggi compie, si possono dire? Come no? 81 anni per Memo Remigi. Prego, prego. Ecco qua. Ecco qua, 81 anni sta cosa, ragazzi. Grazie. Ah, vai a soffiare. Vieni, vieni qua, vieni, vai, vai. Non so se ce la faccio. Vai, grazie a voi, a te, vai. Grazie. Buon compleanno, grazie. Grazie. Che bene. Grazie. Commosso. Vabbè. Lo so. Grazie. Te lo mantengo. La vuoi indietro. Vabbè, adesso la vuoi indietro. Poi se ripropone, andiamo avanti. Prego. Ok, abbiamo fatto questa cosa. No, mi ero già montato la testa perché ho letto 18. Certo. Invece no, no, dai, su, non fa ridere questa battuta, Mirko, perché ridi così? Cioè, no, bella, carina. Me l'ha suggerita lui. Bella, ok, va bene, è il tuo autore. Va bene, grazie. Ma come vuoi fare per così, diciamo, uscire da questo impaccio? Ma visto che la Meloni ha fatto questo spot con i meloni, sì. Io mi sento un po' il suo prosciutto. Qualsiasi cosa voglia dire. Dai, no, io so che è stata molto aiutata da noi. Certo, anche da te. Anche se in Olanda i sovranisti hanno perso. In Olanda i sovranisti hanno perso. Che c'è l'effetto. Grande paese, grande paese. Olanda, Joran. Però devo dire... Cantaci per l'ultima. Devo dire però che noi abbiamo... Cioè, con l'Olanda abbiamo contribuito a far prendere i voti alla Meloni. No, Sì, vabbè, adesso... Okay. Allora, io questa sera ho preparato una piccola dedica. Fuori contest, diciamo. Visto che la sfida non c'è. Esatto. Allora, io so perché non c'è la sfida. Perché non avendo mai vinto, finalmente mi danno la possibilità di vincere perché sono da solo. E allora, non è questa detto, sera per forza. Squalificato, pensate. Prego, Memo. Prego, allora, Memo, il palco è tuo. Posso dire. Un applauso a Memo Remigi. Posso dire la canzone che abbiamo scelto? Velocemente, sì. Allora, abbiamo scelto questa canzone, vorremmo fare una versione molto dolce, molto romantica e molto da night. Sì. Perché in fondo questa atmosfera non è sì, mai stata... grazie, Memo, l'avresti fatta se avessimo dovuto. E ho scelto, d'accordo con la band, che mi accompagnerà con molto... La band comincia a suonare a questo bello, non copri con la musica. No, perché abbiamo scelto questa canzone... Alla 34esima puntata, ancora mai imparato. Originariamente dai, intitolata... Suona. No, aspetta. Batti sta casa, fate casino. Fuma la pubblicità, ti voglio dire. Vai. Allora... Uno, Savoir Ami è una canzone bellissima che parla di un amore terminato e lui cosa porta? Porta dentro ancora il sapore di lei e noi in questa gara che abbiamo fatto con l'Olanda portiamo dentro un po' il sapore Memo veramente dai va. Fortuna che è finita guarda. La Meloni no, allora se vai così non vado avanti. La Meloni sta arrabbiata. Pubblicità, pubblicità, tra poco, pubblicità, pubblicità, tra poco, pubblicità.